parlato con Nanni Loi, Franco Zeffirelli, Edoardo De Filippo, Alessandro Grafetti, poi gli altri ce li dici tu perché io li dimentico. Poi dopo il cinema è passato al TG 1 e 2 da lì ha cominciato naturalmente tutta un'altra carriera giornalistica di reporter di guerra, reporter di cronaca, e poi naturalmente quando è andato in pensione ha detto vabbè, io tutte queste esperienze, queste cose che ho visto sul campo, dall'assedio di Sarajevo al Vietnam, dal terremoto dell'Irpinia a Verdicino, e ho detto tutto, lui le cose le fa e tanto di più, però insomma io ne ho detti quattro, giusto per darvi l'idea dell'importanza del suo lavoro. Cioè noi tutti i giorni accendevamo la televisione sul TG2 e che vedevamo le immagini di Giorgio, i servizi di Giorgio. Ha scritto questo libro che si intitola Sua Santità, faccia finta di pregare. Santità, faccia finta di pregare. Ma io ho le mie riflessioni cerimoniose. Santità, faccia finta di pregare. Dopo che tu ci spieghi il titolo, anzi no, prima che ci spieghi il titolo, io ti chiedo che cosa ti ricordi, o meglio, quali sono state le emozioni su Vermicino, visto che siamo affrascati, non posso non farti questa domanda. Sandro Maggioli, poi dopo ci starà con noi, farà anche lui delle domande, e ci leggerà dei brani del libro. Sandro Maggioli e Giorgio sono fratelli siamesi inseparabili, per cui io mi metterò un cantuccio, però intanto raccontaci un po' di Vermicino. No, assolutamente, noi ti vogliamo con noi. Allora, la vicenda di Vermicino è una vicenda che io non ho messo sul mio libro, il mio primo libro, perché è una vicenda che ho sofferto molto. Avevo un bambino della stessa età di Alfredino e quindi insomma non l'ho vissuta bene, quindi non mi andava di metterla sul libro. Però ecco, vi devo dire, l'ho vissuta sin dall'inizio, perché ero di servizio di notte, c'erano allora, Francesco se li ricorda bene, c'erano i turni notturni, e quindi ero di turno di notte e mi arriva la telefonata, dice guarda, vai a Vermicino, perché io manco sapevo dove era Vermicino, ovviamente, perché c'è questa vicenda, c'è un bambino in un pozzo. E sono arrivato lì, che eravamo 4-5 giornalisti, insomma, non c'era nessuno ancora, proprio l'inizio, e ho vissuto questa vicenda fino al giorno dopo. Devo dirvi, vi confesso che mi hanno chiesto il cambio, cioè mi hanno detto vabbè, ti mandiamo il cambio, e io mi ero, come dire, insomma, ero entrato tanto nella storia, volevo, come tutta Italia credo, collegata con la televisione, volevo vedere la fine, cioè tutti con la speranza. E vi devo dire, ecco, ho questa confidenza da farvi, in quel periodo nei giornali uscivano delle storie, anche in alcune, anche in televisione, diciamo, delle storie, parlavo della mamma che era una che se ne fregava perché mangiava il gelato, cioè una banalità assurda, perché io ero lì e quindi l'ho vissuta. Questa donna soffriva, padre anche, soffrivano terribilmente di questa vicenda. Ad un certo punto di questa storia, ad un certo punto gli hanno offerto qualcosa da mangiare, gli hanno dato un gelato perché non c'era altro, eravamo in mezzo alla campagna, in questa sorta di vallata, se ve la ricordate, era un posto abbandonato da Dio con questo buco al centro. E la mamma stava davanti, accanto a me, mangiava sto gelato, ma ovviamente non pensava certo al gelato che stava mangiando. Insomma, questo per dirvi, a volte il giornalismo è anche questo, no? Cioè ci sono delle vicende che vengono costruite in un modo che poi... E a proposito di vicende e di cose che magari si costruiscono o che si, come dire, colorano un po',
Io dormo al titolo del libro, Santità faccia finta di pregare, perché lì è evidente che c'è un po' di costruzione per chi è del mestiere, ma adesso ci spieghi a tutti perché. Sì, allora intanto è un aneddoto che gira ancora in Rai, ci hanno addirittura titolato alcune trasmissioni. Devo confessarvi, è l'unico, io ho scritto 23 episodi della mia vita professionale, che sono una parte ovviamente, come diceva Manuela. E questa del Santità non è mia, non ero io, però era talmente bella come notizia che ce l'ho voluta mettere. E l'ho costruita appunto raccontando. Era un vecchio collega che io forse non ho mai neanche incontrato, perché io sono entrato in Rai nel 1968, e questo collega era entrato prima. Insomma, la storia è questa. Questo collega entra e si prepara per fare le riprese, doveva fare le riprese di Paolo Sestri, era la prima volta che si entrava dentro lo studio di Paolo Sestri. Quindi si era preparato per fare le riprese del Papa, entra il Papa, ovviamente c'erano tutti i dirigenti della Rai, c'era tutto l'entourage del Vaticano. Il Papa si mette in ginocchio nel suo ginocchiatoio nella sala, nel suo studio, però era un po' distratto. Il collega mette giù la telecamera e dice: Santità, faccia finta di pregare. E da questo è nata questa storia, insomma.